Il filmato che state vedendo è stato preparato nell'ambito del bando del 2017 sui beni culturali a rischio della Fondazione Cariplo, nello specifico per la comunicazione, promozione e sensibilizzazione del progetto denominato Interventi strutturali e di conservazione volti alla riduzione della vulnerabilità sismica della Chiesa di San Michele Arcangelo di Cremia. Lo scopo del filmato è duplice: da un lato comunicare l'intervento fatto e dall'altro promuovere due concetti importanti nell'ambito della tutela del patrimonio culturale in generale e nel nostro caso di quello storico, artistico e religioso costituito dalla chiesa parrocchiale di San Michele. Questi due concetti sono il primo, la conservazione programmata come mezzo primario per la tutela dei monumenti, e il secondo, la conoscenza tramite la divulgazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di attuare opere di prevenzione sul patrimonio culturale. Le riprese sono state effettuate durante i lavori di conservazione della chiesa ed il video realizzato in sostituzione degli incontri e degli eventi di comunicazione previsti durante il 2020 e annullati a causa della pandemia di Covid. La chiesa dedicata a San Michele Arcangelo è la parrocchiale del comune di Cremia. È posta nella frazione Vignola che si trova al centro del comune. Le origini dell'edificio non sono certe, infatti pare sia stata citata in un documento del 1456, mentre nella chiesa è presente la data incisa sull'architrave del portale d'ingresso del 1577, data che ricorre nella donazione della tela d'altare raffigurante l'arcangelo Michele e Lucifero, attribuita alla scuola veronese di Domenico Brusasorsi. Alcuni sostengono addirittura del veronese. Secondo alcune fonti, come le visite pastorali del vescovo Niguarda, la chiesa di San Michele faceva originariamente parte di un monastero delle suore umiliate. La chiesa divenne parrocchiale nel 1577. Fino ad allora la parrocchiale era stata la chiesa di origine romanica dedicata ai santi Vito e Modesto, sita nella frazione omonima del paese, posta sulla sponda del lago di Como. Questo cambio di parrocchiale è probabilmente dovuto al fatto che nel corso degli anni la chiesa di San Michele era semplicemente diventata la chiesa più frequentata e quindi più importante rispetto alla prima e più antica. La chiesa è stata oggetto di una serie di interventi molto invasivi nel 1933, data presente nella parte alta della facciata d'ingresso che è stata appunto edificata sopra quella storica in quegli anni. L'altro intervento significativo di quell'anno è stato il soprazzo del campanile, come si può vedere nelle immagini precedenti al 1933. Sempre in quegli anni vi sono stati altri interventi minori su cui non ci soffermiamo. Come sempre si dovrebbe fare negli interventi di conservazione, prima di predisporre il progetto di tutela, è essenziale procedere con delle analisi conoscitive e con l'eseguire uno studio accurato sul monumento in oggetto. Possibilmente sotto tutti i punti di vista, quello strutturale, quello chimico, quello stratigrafico, termografico, quello sugli eventi storici e le vicende che hanno interessato il bene culturale ed altri aspetti sui quali si sorvola. Inoltre sono essenziali anche i monitoraggi strumentali, in questo caso condotti prima, dopo e durante i lavori, come quelli termoigrometrici e statico-dinamici. Successivamente a quest'ampia raccolta di informazioni è stato possibile, insieme ad un'accurata fase di rilievo geometrico del monumento, occuparsi dell'analisi statico-strutturale dell'edificio, sia nel suo insieme che in alcune aree di dettaglio. A questo riguardo si citano i progettisti che sono in ambito strutturale l'ingegner Michele Colombo e in ambito architettonico e di conservazione l'architetto Stefano Bargellini, il quale è stato anche il curatore del bando della Fondazione Cariplo per la parrocchia di San Michele. Nell'ambito della conservazione programmata e della tutela preventiva, queste analisi conoscitive diventano fondamentali per poter capire l'andamento in divenire dello stato di conservazione del monumento e soprattutto per anticipare le problematiche future. Volendo sensibilizzare chi guarda il filmato, si vuole evidenziare che in generale, e questo riguarda tutti gli edifici, non soltanto quelli monumentali, si dovrebbe sempre monitorare lo stato di una costruzione, si dovrebbero sempre eseguire delle opere di manutenzione per mantenere in buono stato l'immobile e appena si individuassero delle patologie come infiltrazioni, rotture, deformazioni o anche solo il deposito di materiali estranei o il rinnovo delle superfici verniciate, si deve intervenire immediatamente in modo sia da non far proseguire il danno in atto, sia di non dover avere dei costi eccessivi in seguito se il danno proseguisse. Questo, in estrema sintesi e in parole povere, è il concetto della base della conservazione programmata, che andrebbe sempre considerata come modus operandi generale.
Per entrare nel merito delle operazioni di conservazione sulla chiesa di San Michele, si deve iniziare ad illustrare quelle che sono, o meglio dire, sono state le patologie edilizie, ovvero le cause di alcuni dei problemi di cui ha sofferto la chiesa, tra i quali si devono anche annoverare gli eventi prodotti intenzionalmente dall'uomo, che a posteriori possiamo affermare che hanno peggiorato lo stato della chiesa, come ad esempio il sopralzo del campanile nel 1933 o la formazione della nuova facciata esterna sempre di quegli anni. Gli interventi progettuali si determinano proprio dall'individuazione delle patologie edilizie, ovvero dalla risoluzione delle cause che le hanno generate. Nel nostro caso abbiamo riscontrato le seguenti problematiche o patologie: il cedimento dell'angolo nord-ovest, quello a sinistra rispetto all'ingresso della chiesa, il conseguenziale cedimento della volta in mattoni adiacente, che era visibile con una lesione di 4-5 cm di larghezza, il cedimento della volta principale prodotta dalla spinta laterale del suo stesso peso, il pessimo stato di conservazione di alcuni elementi minori, come le statue in cemento e graniglia sopra la facciata principale della chiesa, o la rottura dell'architrave in marmo dell'ingresso principale, le fessurazioni diffuse e in alcuni punti di larghezza significativa presenti sulla volta e sulle pareti interne e sul lato esterno della parete nord, l'assenza di un adeguato sistema di controventamento della struttura linea principale della copertura, in particolare delle capriate, ma anche delle facciate a vento, e lo stato di conservazione della struttura linea, come le travi di colmo, le terziere e ancora delle capriate stesse. L'ossidazione degli elementi metallici, di cui una parte con funzioni portanti, il pessimo stato di conservazione, con mancanze e disgregazione di varie zone dell'intonaco interno, ma prevalentemente esterno, e infine un degrado generalizzato della lattoneria, in particolare dei canali di gronda. Si evidenzia che negli edifici in generale, e soprattutto in quelli di origine storica remota, la presenza di acqua dovuta alle più svariate provenienze è la fonte della maggior parte delle criticità o patologie che affliggono un monumento, e che quindi l'allontanamento dell'acqua dagli edifici con opportuni sistemi è in genere la prima operazione da attuare. Un esempio a tale riguardo, nel nostro caso, sono i segni di umidità di risalita capillare che si vedono nella parete interna ovest e nelle adiacenze sui lati nord e sud. In questo caso vuol dire che i muri della chiesa in quest'area sono a contatto nel sottosuolo con un terreno alquanto umido, e in tale situazione i muri si comportano come delle spugne che assorbono l'acqua che migra dal terreno nei muri, producendo un danno sia fisico che chimico. Nel progetto si procederà ad intervenire in tale contesto rimuovendo la parte d'intonaco non di pregio e più ammalorata, che verrà sostituita da un materiale che consentirà la permeabilità del vapore. In altri casi, dove la situazione è di maggiore intensità, si procederà con la posa di un sistema elettronico tale da impedire l'assorbimento di acqua da parte della muratura, grazie ad un principio elettrochimico. A seguito dell'individuazione delle patologie edilizie, si è potuto procedere all'individuazione delle cause che le hanno generate e quindi a definire le operazioni da eseguire per eliminare o almeno per ridurre il più possibile il problema. Prima di procedere all'illustrazione degli interventi individuati nel progetto, si evidenzia che si è provveduto da un punto di vista statico-strutturale ad eseguire una modellazione dell'edificio nel rispetto della normativa vigente, che nel nostro caso sono le linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del MIT del 2008. Sono quindi state individuate le operazioni da svolgere per ridurre il rischio sismico del monumento e per eliminare quei difetti strutturali che sono la causa delle notevoli fessurazioni e dei cedimenti della chiesa, oltre che nell'ottica di prevenire crolli dovuti al ribaltamento sia della facciata a vento, quella d'ingresso, sia delle capriate del tetto. Gli interventi strutturali che sono stati progettati sono la formazione di una cappa extradossale che interessa la parte della volta a botte della chiesa, costituita da mattoni, che è quella presumibilmente aggiunta nel periodo 5-600. Un'altra opera strutturale consiste nella posa di 4 tiranti trasversali all'interno della chiesa, posti all'altezza dell'unico tirante esistente e al centro della paraste. Insieme a questi sono stati fatti 2 altri tiranti, disposti in senso longitudinale e posti nel sottotetto della chiesa in aderenza alle pareti nord e sud. Lo scopo dei primi, quelli trasversali, è di resistere ed equilibrare le spinte orizzontali della volta principale, che spingono le pareti sud e nord a ribaltarsi dal centro della chiesa verso l'esterno, mentre lo scopo dei 2 tiranti longitudinali è quello di trattenere le 2 pareti a vento ovest ed est ed evitare una loro rotazione verso l'esterno della chiesa.
Il terzo intervento strutturale consiste nella formazione di un sistema di controventatura delle capriate lignee per ancorarle alle facciate a vento est ed ovest, per fissarle tra loro e per stabilizzare i nodi strutturali colmo capriate. Tale opera prevede la formazione di ben 6 croci di Sant'Andrea poste sui piani inclinati e paralleli alle falde del tetto. Il quarto ed ultimo intervento strutturale riguarda il consolidamento puntuale dei nodi strutturali costituiti dalle giunture tetto-muro e tra le strutture lignee del tetto. Questo ha comportato la realizzazione di una serie di protesi di acciaio smaltate di marrone scuro di varie forme, ad L per quelle poste sotto gli incastri delle capriate a muro, mentre di forma complessa ad incastro per le protesi fra i giunti colmo capriate. Ci sono poi una serie di altri interventi di restauro non di tipo strutturale, come la tamponatura delle fessure principali sia interne che esterne, la protezione degli elementi metallici, il ripristino dell'intonaco esterno della parete nord, il restauro dell'architrave del portale d'ingresso e delle tre statue in cemento e graniglia poste sulla facciata d'ingresso e la protezione delle strutture lignee del tetto per quanto riguarda l'orditura principale. Tra le opere strutturali più importanti c'è il consolidamento della volta principale nella parte costituita da mattoni, lunga circa 5 metri, realizzata in un momento successivo rispetto alla parte in pietra che parte dal presbiterio e si dirige verso ovest per circa 17 metri. Questa porzione di volta, oltre ad essere costituita da laterizi, è anche più sottile di quella in pietra, spessa circa 30 cm nella chiave di volta, contro i 15 di quella in mattoni, ed è quindi anche molto più debole. Questa parte della volta è molto probabilmente stata aggiunta in un periodo compreso tra il 1550 e il 1715. Nel corso dei secoli, però, sia per il cedimento di una parte del terreno di appoggio della chiesa, sia per una serie di opere discutibili realizzate prevalentemente nel 1933 che hanno alterato gli equilibri originali, sia per una serie di altre questioni minori, la parte nord-ovest della volta ha subito un cedimento significativo che ha prodotto prima una deformazione, poi una lesione molto ampia, larga circa 4,5 cm e altrettanto sfalzata in altezza. Durante il terremoto del 2012, sviluppato tra Lombardia ed Emilia-Romagna, anche nella chiesa erano caduti dei calcinacci, per cui da allora la chiesa era stata monitorata con fessurimetri su suggerimento dell'architetto Stefano Bargellini, il quale si era accorto della situazione critica della porzione di volta. In seguito ad altri segni di cedimenti nel 2017-2018, la chiesa è stata chiusa e grazie al bando della Fondazione Caripro sui beni culturali a rischio, si è poi redatto il progetto che ha consentito di rimetterla in sicurezza. Il consolidamento estradossale della volta è stato l'intervento più delicato sviluppato nel cantiere per via anche della sua rischiosità. Prima di iniziare il lavoro è stata realizzata una linea vita interna al sottotetto, lasciata ancora in opera, a cui gli operatori imbragati dovevano collegarsi per potersi muovere e lavorare alla volta in sicurezza. Tutta la superficie della volta è stata pulita a fondo dai tanti detriti presenti. In particolare, la zona sopra la volta in mattoni è stata anche lavata, passata con l'aspirapolvere e successivamente sono state stuccate strutturalmente le fessure presenti. Terminata questa prima fase, è stata realizzata l'effettiva nuova cappa estradossale di irrigidimento, eseguita con la stessa tecnologia usata per ricostruire e consolidare la volta della Basilica di Assisi. Questa recente tecnologia prevede l'impiego di materiali tanto leggeri quanto sottili e performanti, suggeriti dal Comitato Tecnico della Fondazione Caripro. La cappa ha uno spessore di soli 3 cm, è composta da due strati di una speciale malta fibro rinforzata intervallati da una rete costituita da fibre di basalto. Questa cappa avvolge tutto l'estradosso della volta in mattoni e risvolta sui muri perimetrali. Con il forte potere adesivo e la resistenza estrinseca, tale strato è in grado di impedire il crollo della volta anche in caso di sforzi indotti da accelerazione prodotta da un terremoto. Una menzione particolare spetta al gruppo di interventi strutturali che ha il duplice scopo di mettere in sicurezza la copertura e di prevenire gli eventuali e possibili cedimenti, dovuti sia alla naturale marcescenza dei materiali, soprattutto quelli di origine organica, sia dovuti a terremoti o lievi cedimenti della struttura. Ancora una volta si vuole evidenziare quanto sia importante aggiungere profondità, ovvero versatilità, agli interventi progettuali in genere e in particolare a quelli di restauro. Questo significa, nel nostro caso e nell'ottica della prevenzione e della conservazione programmate, che gli interventi di conservazione sia sulla struttura del tetto che in generale dovrebbero avere sempre due finalità, la tutela attuale e la prevenzione, pensando alle potenziali problematiche future,
cercando di mettere in atto azioni di protezione preventiva. Questo concetto viene illustrato di seguito con l'esempio reale delle protesi in acciaio che sono state ideate per la conservazione dell'orditura principale del tetto. In questo caso si sottolinea che le mensole realizzate sotto gli innesti delle catene delle capriate non solo servono al momento attuale per stabilizzare l'appoggio della capriata, ma è stata ideata questa mensola con una forma specifica e fissata in modo tale che se un domani la parte di catena lignea della capriata per la parte inserita nel muro dovesse marcire, la mensola che abbiamo aggiunto ora sarebbe in grado di sorreggere la capriata senza farla crollare sulla volta. Quindi è stato realizzato un intervento di conservazione che non solo stabilizza alla data odierna la struttura, ma bensì, ed è qui il valore aggiunto di una progettazione lungimirante, previene la possibilità della mancanza totale degli incastri a muro delle capriate, aspetto non certo secondario o trascurabile. La stessa caratteristica di duplice valenza temporale e funzionale si ha per la protesi di collegamento della controventatura rispetto alle capriate. Come si può vedere nel filmato, infatti, la sommità delle capriate dove si appoggia il colmo è anche l'area di incrocio del nuovo sistema di tiranti in acciaio di irrigidimento, ovvero di controventatura. Quindi quello che si è pensato di fare è di realizzare una protesi che non soltanto svolgesse il compito di collegamento fra i tiranti, ma anche di fissaggio e blocco tra la sommità della capriata e l'appoggio del colmo. Il motivo di questa scelta deriva dal fatto che in caso di terremoto, anche lieve, la trave di colmo potrebbe uscire dal suo appoggio sopra la capriata su cui non è fissata, ma solo appoggiata. Ora invece, con queste protesi, in caso di spostamento il colmo rimane in sede di appoggio sopra la capriata, mantenendo stabile la struttura del tetto oltre alla controventatura. Questo ha permesso di risolvere una problematica attuale, ma anche di prevenirne una futura di estrema importanza. Oltre a queste opere sull'orditura lignea principale del tetto, sono stati realizzati altri interventi finalizzati ad una tutela sia attuale che preventiva, come il rafforzamento con nastri di tiranti ammorsettati, l'aggiunta di saette ed altri elementi lignei. Queste opere sono necessarie in quanto sono state analizzate con una prova resistografica tutte le travi lignee della cosiddetta grossa orditura del tetto. Poi sono state verificate strutturalmente e quindi si sono ideate le operazioni di conservazione poi eseguite. Si menziona una particolarità che anche in questo caso permette di regolare il sistema di irrigidimento nel corso del tempo, ovvero che i singoli tiranti sono stati messi in opera con un giunto filettato che consente di adeguare nel corso del tempo il tensionamento di questi elementi, potendoli adattare alle fisiologiche variazioni del momento. Tra gli scopi della preparazione di questo filmato vi sono la diffusione dei concetti di conoscenza approfondita della storia, degli eventi, dei materiali e delle tecniche impiegate nel monumento, di prevenzione dalle cause di degrado e di programmazione degli interventi conservativi. Altro scopo del filmato è quello di trasmettere ad un pubblico più ampio possibile il lavoro di restauro che è stato fatto sulla chiesa parrocchiale di San Michele, come esempio di tutela preventiva e non soltanto di conservazione. Per veicolare questi concetti si è deciso di riprendere i lavori in atto ed integrare poi il filmato con le immagini di alcuni elaborati di progetto e di alcune fotografie dei lavori finiti. Tornando ai concetti principali necessari negli ambiti della tutela e della conservazione dei beni culturali, si rimarca che prima di eseguire qualsiasi intervento su un monumento si devono approfondire le notizie e gli eventi storici che lo hanno interessato, ricorrendo alle fonti scritte istituzionali prima e poi private ove possibile. Per le prime si intende l'archivio di Stato della provincia di appartenenza, l'archivio diocesano e parrocchiale qualora il monumento fosse un bene ecclesiastico, l'archivio notarile, ricorrendo anche a testi sulla storia locale, ad archivi fotografici privati, eccetera. Non c'è bisogno di dire che maggiori informazioni si hanno su un qualsiasi bene culturale, migliori e più consapevoli saranno le operazioni di conservazione e di tutela del bene culturale. La stessa cosa riguarda la maggior conoscenza possibile della geometria dell'oggetto culturale, sui materiali che lo costituiscono, sui sistemi edilizi, sul terreno circostante nel caso fosse un edificio, sulla sequenza di eventi costruttivi, sugli eventi circostanti che lo hanno potuto interessare. Siccome spesso le fonti storiche sono prive di informazioni sui materiali e sulle tecniche edilizie, si deve ricorrere alla manualistica tecnica di settore o alle innumerevoli tecnologie di analisi e monitoraggio che permettono di approfondire compiutamente le parti che compongono un bene storico. Si pensi alle analisi stratigrafiche, alle analisi chimiche dei materiali, alle analisi termografiche, ai sensori di movimento, alle analisi dell'umidità, eccetera.
Si ricorda l'importanza di eseguire delle analisi e dei monitoraggi anche sulle patologie, o meglio sulle cause delle stesse, per capire dove e come siano distribuite, da cosa siano composte, cosa le origini e possibilmente capirne l'evoluzione nel tempo e nello spazio. Solo grazie ad una approfondita e completa conoscenza del bene culturale e delle problematiche che lo affliggono, sarà possibile impostare e progettare delle adeguate opere di tutela. Queste dovranno anche rispettare determinati criteri estremamente importanti, come la totale reversibilità rispetto alla materia originale che compone il bene. Si deve essere sempre nelle condizioni di poter facilmente rimuovere le opere di conservazione fatte, in modo tale da ritornare ad avere la totale originalità storica del bene. L'altro criterio fondamentale è quello di non rimuovere materiale originario, ma anche se in precario stato di conservazione, mantenerlo, anzi provvedere ad una sua più accurata opera di consolidamento e di protezione. Oltre ai criteri peculiari del restauro, vi è anche da considerare il tema della sicurezza nei cantieri, che è sempre il tema fondamentale da considerare per primo, onde poter tutelare la salute dei lavoratori prima di tutto. In questo cantiere, come già stato detto in precedenza, è stata montata un'apposita linea vita, tuttora lasciata in loco, per poter far muovere e operare gli addetti ai lavori senza far loro correre dei rischi estremi nel caso una parte della volta fosse ceduta. Ovviamente questo sistema di sicurezza non è stato l'unico, sono stati montati i necessari ponteggi, oltre che eseguire tutta una serie di verifiche con la figura del coordinatore per la sicurezza che ha operato fin dall'inizio del progetto.